È un'azienda che ormai supera i 70 anni di vita, è stata fondata da mio padre nel 1947, quindi appena finita la guerra, diciamo. È nata sulle ceneri di una precedente aziendina che mio padre aveva, dove produceva fili di vario genere. Però dopo aver inventato il sistema di colata continua e laminazione diretta per fare vergella o fili metallici, ha deciso di fare solo macchine e ha fondato la Continuus, colata continua Continuus. Mio padre era nato nell'altro secolo, cioè nel 1897, era nato a Fermo, nelle Marche, e appena diplomato è stato chiamato e mandato in guerra sul fronte di Caporetto. Quindi era un perito che non aveva potuto continuare gli studi ed è stato poi liberato dalle sue incombenze militaresche a Milano. Ed è sempre rimasto a Milano, è diventato un milanese sfegatato. Era un uomo abbastanza fuori dal comune, un inventore con una grande preparazione culturale che si era fatto da solo. È sempre stato, diciamo, antifascista, tiepido, ma antifascista, non ha mai comprato la camicia nera. Ha aiutato un po' la resistenza durante la guerra e ha fatto questa invenzione che ha rivoluzionato un settore dell'industria, non solo in Italia, ma è mondiale. Ha inventato la colata e laminazione continua. È un sistema totalmente rivoluzionario, ancora oggi. Precedentemente si colavano delle billette o dei pani oblunghi che si raffreddavano e poi si mandavano al laminatoio. E queste billette andavano riscaldate, venivano laminate fino a dimensioni di 5, 7, 8 secondo i vari metalli e gli usi, millimetri di diametro, e quindi erano piccoli rotolini che poi venivano saldati e quindi trafilati per fare poi il cavo finale. Quindi tutti questi passaggi erano estremamente costosi e lenti, implicava avere un laminatoio molto grosso, molto potente, molto caro. Invece la macchina di papà, l'idea di papà era di colare una barra continua di piccola sezione con un laminatoio che poteva essere piccolo ed economico e quindi, diciamo, passare dal metallo fuso alla matassa di lunghezza infinita in un paio di minuti. Una cosa incredibile. Quindi lui negli anni già 49-50 dava e metteva a disposizione delle industrie più importanti del settore le mamme di tutti i cavi elettrici, prima dell'alluminio e poi si è messo a studiare sul rame. L'alluminio fonda a 700 gradi, il rame a 1100, quindi tutti possono capire la differenza e le difficoltà a cui è andato incontro. E quindi ha messo parecchi anni per convincere qualcuno a comprare e installare il primo impianto. E lì, diciamo, si è allargato l'orizzonte, sono nate anche molte questioni con altre società che volevano appropriarsi di certi brevetti o di certi meriti, però l'azienda, nonostante tutte le difficoltà, ha continuato a crescere. Mio padre è morto nel 1976, si era sposato tardi e quindi aveva avuto figli che erano giovani quando lui è scomparso e io avevo un fratello e siamo rimasti, diciamo, due giovanotti
alla testa di un'azienda abbastanza complicata, totalmente o quasi totalmente esportatrice in tutte le parti del mondo, basata su alta tecnologia, con molti nemici e qualche amico, e quindi insomma ci siamo divertiti a mandare avanti questa baracca. Io ho cominciato a seguire mio papà forse da quando avevo i pantaloni corti, andavo in officina, lo mi portava, mi spiegava, quindi sono cresciuto nell'azienda e sono entrato in azienda a un certo punto che era più o meno 1970. E lì mio padre mi ha consegnato un foglio dove erano descritte tutte le rivendicazioni dei sindacati che in quel momento imperversavano. Quindi per prima cosa ho fatto il sindacalista. Dopodiché ho fatto l'avvocato, perché all'epoca avevamo dei concorrenti americani, chiamiamoli così, con i quali c'era una battaglia brevettuale che poi mi sono portato avanti per 30 anni. E poi finalmente ho fatto anche l'ingegnere. Ho dovuto prendere in mano tutti gli aspetti dell'azienda. Azienda molto conosciuta, di gran nome internazionale, ma era rimasta ancora da piccolo artigiano, un artigiano che si era inciccito, ingrandito, gonfiato. Lo staff dirigenziale era molto striminzito. Passare dall'artigianato all'industria non è una cosa semplice. I tempi cambiavano, le organizzazioni dovevano rimodernarsi e quindi grande lavoro è stato ricostruire una squadra, perché è solo su una squadra ben fatta che un'industria può andare avanti. Quindi io ho avuto una grande eredità, una grande invenzione, ancora in forma, diciamo, abbozzata. Ci ha voluto tantissimo lavoro per portarla ai livelli in cui è oggi. In più è cambiato molto il cliente. All'inizio mio padre serviva le migliori aziende americane ed europee, io praticamente invece ho lavorato con i paesi emergenti, ai quali bisogna dare il know-how, l'assistenza, e quindi l'azienda diventa una distributrice di conoscenze. Ad oggi in azienda siamo in 160 dipendenti circa, siamo tutti presenti a Sordio, che è il nostro sito produttivo dove ideiamo, progettiamo, produciamo e spediamo in giro per il mondo tutti i nostri macchinari. Oltre a noi abbiamo anche due realtà commerciali, una in Francia e una in America, una piccola carpenteria in Tunisia e un'altra realtà in Inghilterra. Per quello diciamo che ci piace un po' chiamarci una piccola multinazionale, una multinazionale tascabile. La terza generazione è attiva e presente all'interno dell'azienda, rappresentata da me e da mio cognato, e sicuramente in grado e volenterosa di portare avanti un po' il progetto e l'idea su quale si basa e si è basata la Continuous, progetto che è stato poi sviluppato e portato al successo dalle generazioni precedenti, in questo caso da mio nonno e da mio papà. E noi giovani non vogliamo deludere quello che è stato il passato, ma renderci anche portatori di quello che l'azienda sarà nel futuro. Nuovi processi, nuove diversificazioni, tutto in un'ottica un po' green e 4.0, che è un po' la realtà e sono i due assi, diciamo, nella manica che adesso il mercato ci offre e che la Continuous comunque sta perseguendo. Siamo già in corsa all'interno dell'azienda con il nostro 4.0 che si chiamerà Julius, proprio per indicare che la storia per noi è sempre importante. Mi sento di dire che tutti i giovani talenti che sono all'interno della nostra azienda saranno il motore loro stessi, tutti noi, che avrà la spinta di portarci verso un futuro, si spera, roseo, ma sicuramente attraverso l'impegno, attraverso l'innovazione, attraverso il sentimento di essere parte di un qualcosa che ha delle radici belle profonde.